Israele dall'università! Fuori Israele dall'università! Fuori Israele dall'università! La ministra ieri ha detto che bisogna distinguere chiaramente tra manifestanti e studenti, tra frange violente e studenti, come se il vero studente fosse quello che non manifesta mai, che non si azzarda ad alzare la testa quando qualcosa non gli sta bene. Siamo qua perché pensiamo sia assurdo che queste siano le priorità della ministra Bernini e della CRUI. Quando per mesi abbiamo denunciato un sistema universitario marcio, ci hanno chiamato gli intolleranti, gli studenti intolleranti. Quali sono gli intolleranti? Quelli che non vogliono far intervenire i propri studenti all'interno dei pochi spazi di quella che dovrebbero essere organi democratici dell'università, o siamo noi che cerchiamo di portare avanti le istanze degli studenti? Sareste disposti ad avere un dialogo con quegli studenti israeliani, filo-israeliani, per mostrare che gli studenti dell'Università della Sapienza sono disposti al dialogo e alla pace? Credo che i nostri nemici non siano studenti, logicamente, israeliani o nessun altro tipo di studenti che possano avere idee diverse dalle nostre, ma delle istituzioni che ad oggi si barricano, militarizzano le università. E allora oggi parliamo noi, parliamo di quello che è accaduto negli scorsi giorni, parliamo del sistema repressivo e di attacco mediatico che è stato messo in atto, parliamo di quello che è successo, ma non solo, dell'università che ci immaginiamo, e ci riprendiamo il diritto di replica che ci spetterebbe, che in realtà ci è stato tolto e non ci è stato concesso. Siete stati etichettati come dei antidemocratici per aver non fatto parlare le Molinari nella vostra università, ecco, come rispondete a questa accusa? Siamo stati etichettati come degli antidemocratici semplicemente perché pensiamo che davanti a un evento così violento e tragico come il genocidio che si sta compiendo in Palestina, chi semina idee di morte, di violenza, debba assumersi la responsabilità delle proprie posizioni e renderne conto a chi invece vuole contestarlo. Questo non è antidemocratico, è antidemocratico chi si sottrae alla contestazione, chi ha paura di essere contestato. Un'università che si ritiene realmente democratica di fronte a un genocidio in atto che è stato dichiarato anche dalla Corte Internazionale di Giustizia, sospende gli accordi per evitare di essere complice direttamente o indirettamente con chi in questo momento sta ammazzando migliaia di persone e cerca di cancellare dalla storia un popolo intero. In piazza a Pisa c'eravamo in quanto studenti e studentesse delle scuole e dell'università per denunciare quelle che è la complicità del nostro paese con Israele, con la filiera bellica, per denunciare quella che è appunto il legame che le nostre università hanno e continuano insomma ad avere con chi sta portando avanti un genocidio in Palestina. La manifestazione di Pisa ha effettivamente mostrato anche nella città stessa una grande reazione come non si vedeva da diverso tempo, la reazione della cittadinanza tutta che è stata fondamentale e che speriamo di vedere nelle piazze che continueremo a fare. Quello che è un messaggio chiaro di solidarietà e alla Palestina che resiste contro un paese che ci sta portando alla guerra.